ormai ogni azienda e ogni attività, anche produttiva e di servizio, si deve avvalere di questi strumenti al fine di ridurre le materie prime, utilizzare sempre di più i materiali da recupero, da riciclo e naturalmente ridurre gli impatti ambientali. Abbiamo realizzato un centro interdipartimentale di ricerca, energia e ambiente, un'unione tra l'università, tra la regione e tra le aziende. È composto da più di 50 ricercatori. Il discorso è quello di passare da un'industria tradizionale, per cui le risorse di fatto sono infinite e anche i rifiuti che vengono emessi sono infiniti, a un richiamo a quello che succede in natura, cioè dove non esistono rifiuti, ma dei residui che rientrano comunque in diversi processi naturali. Gli obiettivi sono quelli di operare in questo ambito attraverso dei progetti suddivisi per unità operative. Un'unità operativa riguarda l'ecodesign industriale, un'altra riguarda le biomasse, un'altra riguarda il REACH per quanto riguarda il destino degli inquinanti nell'ambiente e l'altro per quanto riguarda i biocarburanti. Dei casi di riferimento che noi stiamo studiando, molto importante risulta essere quello del recupero dai veicoli a fine vita. Le auto usate o anche incidentate sono una ricchezza a livello di metalli, a livello di anche sostanze quali plastiche, tessili, eccetera, che possono essere recuperate.